Ciao a tutti ragazzi, allevatori, amici allevatori. Oggi vorrei parlarvi dell'accoppiamento e della preparazione agli accoppiamenti. Visto e considerato il periodo di dicembre, è ora di cominciare a pensare all'accoppiamento prossimo, che è alle porte, dei nostri amici uccellini. Si potrebbe parlare sicuramente di preparazione alla cova intesa come salute perfetta dei nostri animali. Si potrebbe anche discutere di pulizia dell'acaro rosso, che è un nemico temibile dei nostri allevamenti durante la fase riproduttiva e dell'allevamento. E un discorso molto interessante è anche quello dell'avanzamento della luce, o comunque del discorso di importanza della luce in allevamento. Ma oggi vorrei con voi buttare una tematica che mi sta a cuore, ma comunque importante, usandola come metodo di discussione con voi, ed è quella degli accoppiamenti. Qual è il periodo giusto in cui maschio e femmina, o comunque le coppie che noi abbiamo deciso di fare, è giusto accoppiarli? È meglio metterli durante il periodo invernale, quindi farli già affiatare, metterli nella posizione, nel posto in cui è deciso che debbano riprodurre, oppure è meglio accoppiarli in primavera, diciamo quasi all'ultimo minuto, seguendo una preparazione differente tra maschi e femmine. La questione secondo me è quanto mai interessante, e proprio sentendo il vostro parere si arriva comunque a trarre delle conclusioni in ognuno modo proprio, però corrente. Il fatto di preparare i maschi anche in una maniera a parte, in una camera a parte, comunque con una preparazione già di luce e proteica differente, potrebbe essere un'alternativa. Oppure proporre, disporre già la coppia nel periodo invernale, cioè partendo già da dicembre, facendogli passare tutto l'inverno, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, considerandolo già un riposo, ma già naturalmente con l'avanzamento della luce, quindi già portandolo in una condizione amorosa insieme. Questa è la questione che io sollevo e che bisognerebbe, come dire, confrontandosi, capire quale cosa è giusto fare. Personalmente, amici, avendo io diversi posti, vuol dire gabbie, a disposizione in differenti ambienti, vorrei provare entrambe le soluzioni per questa stagione. Per alcune coppie destinate all'esterno, quindi non con un ambiente non controllato per quanto riguarda la luce e il riscaldamento, vorrei disporre la coppia già durante il periodo invernale, lasciando un accrescimento naturale. Per invece le coppie in un ambiente interno controllato, dove posso decidere io l'avanzamento della luce, quindi dello stato amoroso dei singoli soggetti, vorrei disporre la divisione del maschio con un mese di anticipo e con un avanzamento di luce di un mese anticipato rispetto alla femmina. Questo dovrebbe evitare come dire, il risultato delle uova chiare, cioè della prima e parte della seconda covata, ma della prima, dove si possono trovare degli uomini. Personalmente ritengo che la scelta dei riproduttori che devono poi funzionare in allevamento debba essere fatta entro la fine di gennaio, quindi perché c'è il tempo poi necessario per poter preparare con diversi metodi che poi spiegheremo in fasi successive, appunto i riproduttori. Vi mostro qua due coppie di organetti cabaret che io ho scelto in stazione e che per quanto riguarda loro li metterò in un ambiente naturale, con un avanzamento della luce naturale, e
predispongo già le copie a partire dalla fine di dicembre, naturalmente lasciandoli accoppiati e lasciando che sia maschio e femmina si sviluppino secondo loro insieme.